Ciao a tutti lettori di Windows Blog Italia da Biagio. Quest'oggi vogliamo mostrarvi le novità presenti nell'ultima build di Windows 10 Mobile distribuita all'insider. Stiamo parlando della build 10536. Per farlo useremo un Lumia 1520. Microsoft si è concentrata sulla risoluzione dei bug e sull'ottimizzazione generale del sistema operativo. L'hotspot e la funzione non disturbare sono stati ripristinati e ora sono perfettamente funzionanti. Il menu Start è più reattivo e non si blocca più sullo stato di caricamento così come avveniva con la versione precedente. Le informazioni riguardanti la data e l'ora che appaiono nella schermata di blocco, come potete vedere, sono molto più veloci. Apriamo l'app Mappe. La funzione di Pinch to Zoom è stata migliorata ed ora è molto ma molto più comoda e facilita sicuramente l'utilizzo. L'app Foto permette la visualizzazione delle cartelle presenti sulla micro SD. Abbiamo la raccolta, abbiamo gli album e abbiamo proprio le cartelle. Come potete vedere ci sono le cartelle foto in questo dispositivo oppure nella micro SD. La funzione di uso ad una mano è stata estesa a tutti i telefoni tramite la pressione prolungata del tasto Start. Come potete vedere, questa build è molto reattiva. Rechiamoci ora nelle impostazioni perché è presente qualche novità. Sistema, messaggi, c'è qualche nuova opzione per MMS. In archiviazione è ancora presente il vecchio sensore memoria, ma non preoccupatevi, è presente infatti già una nuova voce Zeta Storage che al momento crasha, quindi Microsoft è sicuramente già al lavoro per sostituire quella voce. Rete wireless, rete cellulare e SIM è stata rivista leggermente dal punto di vista grafico. Consumo dati è identica alla versione per PC, anche se ha ancora qualche problemino, qualche bug. Rechiamoci ora in personalizzazione Start. È ora possibile scegliere lo stile per lo sfondo, se applicarlo solamente alle tile, così come avviene in Windows Phone 8, oppure a schermo intero, come avviene in Windows 10 Mobile. Ovviamente continua ad essere presente l'opzione per regolare la trasparenza. Questo al massimo e questo se la disattiviamo completamente. Ecco qui. Passiamo ora allo store. È abbastanza veloce, ciononostante potrebbe migliorare ulteriormente. Proviamo un attimo a ruotare il dispositivo. Eccolo qui. Funziona e funziona egregiamente. Come potete notare, sulla home ci sono due icone di WhatsApp, una è l'applicazione stabile, l'altra è la beta. Dopo aver installato quest'ultima build, abbiamo eseguito un hard reset ed abbiamo provato nuovamente a scaricare la beta, anche se non autorizzati. Siamo riusciti a portare a termine l'installazione senza problemi. È presente anche una nuova animazione per i contatti pinnati sulla Start. Come potete osservare, le immagini si spostano verso l'alto, permettendo di leggere il nome del contatto. Ingrandendo la tile invece questo effetto viene meno, ma comunque sia è abbastanza simpatico. Il dispositivo continua a diventare caldo nella parte superiore appena mostrata la start screen. Il calore è presente in maniera inferiore rispetto alla build precedente, ma è ancora presente. Si tratta sicuramente di una buona build, fluida, veloce, ciononostante ancora presente qualche sporadico problema che sicuramente verrà risolto con le prossime versioni. Bene, è tutto per questo breve video. Alla prossima, un saluto da tutta la redazione di Windows Blog Italia.